Va alla Vastese e rimonta per 2-1 il derby del Savini con i biancorossi che brindano al primo successo stagionale blindando la panchina di Fulvio D'Aderio. In ombra il notaresco che in vantaggio in avvio di ripresa non è però riuscito a capitalizzare il suo gol subendo l'1-2 ospite nel finale. Padroni di casa in maglia rosso-blu con il 4-3-3, formazione aragonese in casacca bianca. Sugli spalti 400 spettatori con l'avvio di gara che vede la Vastese in campo con il 4-3-2-1, pericolosa al sesto con un tiro di Agnello respinto con qualche patema da Sciba. Al decimo la risposta della squadra di Epifani arriva con il colpo di testa di Gallo che mette la sfera di poco al lato. La Vastese è tonica e al 19° ancora Agnello chiama Sciba al salvataggio. Match godibile con il notaresco che si rivede al 22° con una spizzicata di testa di Maio sotto misura. Al 34° sembra fatta per la squadra del presidente Bolami, ma la bella girata in area di Agnello fa terminare il pallone sul palo con Sciba impietrito sulla linea di porta. Si salva il notaresco che sembra incontrare più di qualche difficoltà nel far breccia nella difesa ospite con il primo tempo che si chiude così senza ulteriori sussulti sul risultato d'occhiali. La ripresa del Savini inizia con il notaresco in avanti e in gol al 7° con Pampano che, servito da Valenti, non sbaglia regalando il vantaggio alla sua squadra. Festeggiano i rosso-blu e vede le streghe la formazione aragonese costretta a rincorrere dopo un buon primo tempo. Prova a reagire la Vastese con Alonzi che al 17° ha una ghiotta opportunità, ma Sciba è prodigioso e salva ancora. Al 24° sugli sviluppi di una punizione l'attaccante della Vastese Alonzi cade in area notareschina con il signor Di Mario Di Ciampino che lascia proseguire. Dopo una fase di stanca, al 39° però gli ospiti trovano il meritato pareggio con Di Filippo che di testa sugli sviluppi di un angolo trova il gol del pareggio. Festeggiano l'1-1 i giocatori in maglia bianca con il gelo che scende sul Savini anche perché la squadra di Epifani accusa il colpo subendo il raddoppio ospite al 90° con Alessandro che a 3 metri dalla linea di porta dopo il palo di Alonzi non sbaglia per il 2-1 della Vastese che per quanto visto in campo è stato meritato. Per il notaresco secondo KO stagionale è sempre in casa con i tifosi rosso-blu che al 91° se la prendono con il tecnico Massimo Epifani. Abbiamo perso giocando male. La domanda che mi devo fare io è capire subito perché ci sono stati questi due blackout col Trastevere e con la Vastese. Però per quanto riguarda il pubblico mi dispiace perché lavoriamo tutti i giorni seriamente, facciamo tutte le cose per cercare di far rendere la squadra al massimo, ma anche i ragazzi non vogliono fare questo tipo di prestazioni. Forse ci aspettiamo un pochettino più di calore qui, però andiamo avanti, lavoriamo. Dispiace per la partita, ma ripeto, dobbiamo capire, devo capire velocemente perché questi tipi di blackout dopo aver fatto 3 partite benissimo. Vuol dire che non siamo ancora pronti per fare il salto di qualità, perché una squadra che stecca 2 partite in questa maniera in casa, perché non giocandolo, dando onore a loro che hanno fatto una grande partita, hanno grande ardore, grande voglia di fare, hanno meritato di vincere, perché alla fine il portiere nostro è stato il migliore in campo. Se diventa la pressione giocare in casa, dove il nostro presidente per l'ennesima volta credo che ha fatto una squadra con grandi ambizioni, e sarebbe un paradosso giocare in casa e soffrire la pressione. In casa dovrebbe essere più facile giocare con l'apporto e il supporto dei tifosi, invece questo non sta accadendo. Io qualche domanda me la faccio, mi dispiace, però credo che questi ragazzi non meritano, perché non meritano questo tipo di trattamento a fine partita. Penso che non lo merito nemmeno io, ma a me, che dico le parole, a me mi interessa poco, perché poi io lavoro, se devo prendere parole è meglio che le prendo io con i ragazzi, però non deve essere un alibi, ma il Savini dovrebbe diventare un fortino, ma il fortino diventa con l'aiuto di tutti, non solamente della squadra. La squadra è stata molto determinata, è stata molto applicata e quindi mi aspettavo qualcosa, prima o poi qualcosa doveva succedere, e devo ringraziare questi ragazzi che in queste 3 settimane molto difficili per me sono stati sempre vicino. E dopo queste 3 settimane la mia educazione e il mio rispetto mi impone il silenzio e mi impone di rispettare Vasto e questa società.
perché in questa settimana ho sentito mille soluzioni tattiche, mille situazioni che non ci dovevano essere, mettendo in dubbio un lavoro svolto per mesi, e non parlo oggi perché abbiamo vinto col Notaresco, parlo perché mi hanno fatto veramente male. Però devo riconoscere a questa società che mi è stata sempre vicina. Il calcio è così, è beffardo, è bastardo. A volte con una situazione perdi la partita come è stato domenica scorsa e non puoi dire niente perché hai perso. Oggi dovrei dire questo, no? Sono in silenzio. Sono in silenzio con le mie sofferenze, perché per 3 settimane sono stato da solo in casa a pensare a che cosa devo fare. Alla luce di quello, non ci sono più domande. Le domande sono finite, la squadra merita rispetto come abbiamo sempre fatto in campo e abbiamo dato sempre il massimo. La prestazione l'avete giudicata voi la scorsa settimana e la giudicate voi oggi. Secondo me i ragazzi hanno dato tutto domenica scorsa e hanno dato tutto oggi.